Voltiamo pagina, presentato a Trani il bando di avviso pubblico per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze. Un'iniziativa promossa dal consigliere regionale Ruggero Mennea, promotore della legge pugliese per la lotta agli sprechi alimentari. Sentiamo. 4 comuni, 3 ambiti territoriali diversi per un unico scopo, quello di ridurre gli sprechi alimentari. Certo, stiamo rispondendo a quello che è l'avviso della Regione, un avviso pubblico che è destinato, ci sono dei fondi già prestabiliti per gli ambiti capoluoghi di provincia, essendo la BAT un capoluogo di provincia formato da 3 ambiti, abbiamo ritenuto come assessori ai servizi sociali dei 3 ambiti di confrontarci e di provare veramente a presentare quello che è lo scopo della legge, un progetto che sia unitario, che sia sovraambito. È una sperimentazione che vede insieme le realtà delle reti sociali dei singoli ambiti che si occupano di spreco alimentare. È un altro tassello nel gigantesco mosaico che le amministrazioni devono comporre e adesso con i piani di zona che sono ripartiti e che danno una mano importante da questo punto di vista devono comporre per poter creare quella rete importantissima che è l'unico strumento per poter dare delle risposte a chi è in stato di bisogno e a chi è in stato di necessità. Oggi infatti sono particolarmente contento perché questo progetto, che è un bellissimo progetto importante che riguarda un settore, lo spreco alimentare e lo spreco farmaceutico, che brucia miliardi di PIL per quanto riguarda l'Italia, addirittura si parla di circa 36-40 kg a famiglia annuali di cibo sprecato. Quindi al di là oggi di questo progetto così importante che riguarda la razionalizzazione, la comunicazione, qualsiasi intervento che va nell'ottica di informare il cittadino per quanto riguarda il loro spreco alimentare, io sono contentissimo per come si è arrivati a questo progetto. Oggi sono davvero orgoglioso, insieme agli amici di Barletta, Trani, Andria e Biceglie, di rendere concreta una legge che efficacemente rappresenta uno strumento di lotta agli sprechi alimentari, quindi lotta alle povertà. Con questa legge, questo progetto che abbiamo costruito insieme ai 4 comuni, quindi un progetto sovracomunale di area vasta, vogliamo creare, strutturare una rete di solidarietà per aiutare chi ha bisogno, chi è in difficoltà, chi non ha la possibilità di mettere un piatto caldo sulla propria tavola, quindi chi soffre di povertà alimentare e quindi non trova risposte da altre parti. Quindi è uno strumento efficace ed è una rete di solidarietà che noi vogliamo che resti sempre, che rappresenti anche un modello che gli altri territori possono seguire per creare quelle infrastrutture sociali di solidarietà che nel momento del bisogno sono sempre lì pronte per intervenire e tendere la mano a chi soffre e a chi non sa come fare per trovare una risposta alla propria condizione di sofferenza.